Chiediamo scusa per avervi fatto svegliare presto questa mattina. Assassini! Assassini! Stanca della vostra presenza, stanca del degrado che voi siete. Ieri mattina abbiamo assistito ad operazioni di sgombero delle palazzine di Viale Molise, di fianco a Macao. Questo sfollamento giunge in seguito a un episodio di violenza, rispetto al quale la risposta della questura e del comune di Milano è stata buttare in strada le persone che lo occupavano, riducendo come sempre il problema a una mera questione legata al decoro e alla sicurezza di chi ha maggiori privilegi. Sala oramai ha fatto delle scelte per cui non solo va a braccetto con i centri sociali, ma ci racconta che di fatto hanno un compito sociale e culturale importante. Il fronte delle palazzine Liberty si trova all'interno della più grande area urbana abbandonata d'Europa, messa a bando dal Comune di Milano, chiedendo di presentare progetti a basso impatto ambientale. La mattina 200 persone si organizzano minacciando un partito politico per affermare un principio di illegalità e di delinquenza, come è stato richiamato. Non accettiamo che si perpetuino episodi di violenza, ma questo non significa che intendiamo criminalizzare le persone occupanti, come dimostra di fare la Lega. Purtroppo non è stata chiamata l'AMSA. Dovevamo chiamare l'AMSA per... Ma stiamo tranquilli. La situazione delle palazzine di Viale Molise non si è di certo risolta ieri con l'ennesimo intervento spot di chi preferisce mostrare i muscoli alle persone in difficoltà rispetto a prendersene cura. E chiediamo al quartiere, a chiunque vuole darci una mano, di contattarci. Qui stiamo e qui restiamo. Se fossero animali lo sapevamo benissimo, avevamo bisogno che oggi ce lo confermassero. Però noi oggi siamo qui a dare il foglio di Dio al centro sociale Macao. Ma vogliamo dare una specifica sulla questione che ha preso fuoco questo centro, dove tutti, queste villette, dove tutti hanno dato le colpe, insomma, a quelli che c'erano dentro. Abbiamo qui un testimone che ci sta dicendo una cosa totalmente diversa. City Report.